che tempo Roma è diventata la capitale dei cispadani. Povera Roma, come sei cambiata, in dove sono finiti i romani. Ecco, povera Roma, sentiremo questo in mancanza di altro. Ma origliato nei segreti palazzi della politica, dove ci sono anche molti colleghi giornalisti, che è partito un passaparola nelle redazioni dei giornali, di cui forse avete già colto qualcosa. Il caso Roma deve stare in gran rilievo. Anzi, pare che un direttore di un grande giornale abbia anche detto ai suoi capi che bisogna tenerlo alto almeno fino al 4 di dicembre. Cosa accade lì non ve lo dico, perché dovreste saperlo naturalmente, ma è per preavvisarvi che si sentirà parlare molto dei pasticci di Roma. Non che non ce ne siano, ce ne sono, non è stata una partenza entusiasmante quella del comune di Roma amministrato da Virginia Raggi, però diciamo che magari certe notizie da prima pagina non so se sarebbero state date comunque in un'altra situazione. Ho visto che anche il Presidente del Consiglio, che all'inizio ha detto beh, lasciatela governare il sindaco e il sindaco di Roma, onori e oneri, faccia faccia, comincia in ogni intervento invece a dir qualcosa su quel che non funziona nella capitale. E nei giornali qualcosa si vede di questo cambiamento. A presto!